Bene, c'è il Greedy Disattack meno 2, Supreme Damage, droppa l'attacco. Skip, Greedy Disattack, vabbè. Meno che sta cosa non carica 20 milioni. Keep 8, Attack and Def 102%. Mo tu me devi spiegare. Che percentuale di merda è 102%? Perché? Riduzione del danno ricevuto del 60%. Tu dici, vabbè, c'è un 60% base. Metti le mani avanti. Chi meno 2? Non massimo di meno 6. E damage reduction rate meno 20 per un massimo di meno 60 ogni due turni passati. In 6 turni sto coso si ha 0% di DDR e meno 6 di chi. Oh frate, io vorrei sparare quello che ha pensato al kit di sto coso. Poi aspetta, il suo danno ricevuto è del 30% quando c'è un solo nemico. Quindi turno 1 sto coso si 90% di DDR. Tu dici ok, va bene. Performa un crit quando ci sono due o più nemici. Inutile. Dizionario attack death più 180 quando performa una special. Recupera 10% di HP. Dizionario attacco più 100. Start all'inizio in cui il personaggio dopo che ha ricevuto un attacco. Più dizionario attack death più 100. Un additional damage reduction del 40%. Start dal decimo turno. Dal decimo turno. Sto coso si prende un altro damage reduction 40%. Che col 30% che rimane fissa è un 70%. Però si fa ridere sta cosa, chi meno 6? Perché chi meno 6? Che problemi hanno? Sono manco il best drinker chi è, fammi vedere un attimo. Ma lo si va a cercare per ridere naturalmente. Boh, frate, chi meno 6? Boh. Allora, 133.000 def, ragazzi. Io, questo è letteralmente il miglior turno del personaggio. E non sto scherzando, il primo turno è il migliore, poi da adesso in poi inizierà a far cagare poi. Tu dici la prima special, ok, quanto danno fa? Vediamo. 4.008. Ricordiamo che nella special c'è il Greedy Resist Attack. Sto turno c'aveva doppio buffer. Questo senza doppio buffer carica malapena 3 milioni sto gol. Passive impossibili da attivare, tipo. Le provare il dock dura 4 turni, 5 turni e hai cancellato più... No, vabbè, al massimo lo possiamo provare negli eventi quelli che hanno uno stage nuovi, ma... Fanno schifo, cioè... Sì, vabbè, prima faceva 600.000, però non puoi fare degli ezza così, cioè... Sto qua già dopo due turni, già fa vomitare. Se adesso c'ho il 90% di DR... Dopo già c'ha 70. E già con 70 con quella difesa si ritrova già amore. Talmente è già sprecato. Boh. A volte mi domando il perché faccio una cosa così. Ma poi perché chi meno... Cioè, che ti costa? Chi meno 6? Ma che vuol dire? Manco a di 6 si troppa il chi, però si aumenta le stats. Boh, no. Boh, non lo so, ragazzi, non me lo chiedete. Non so, questi fumano, secondo me, prima di fare i personaggi. Poi dal decimo turno in poi si prende l'altro buff. Ma chi ci arriva al decimo turno? Boh, l'avranno preparato per qualche futuro evento che arriverà? Tu immagini un evento di Doc che dura 10 turni. Mira, sei miracolato. No, la 104 ce l'aveva. Che poi c'ha 102% di base. Giusto. Cioè, che stanze sono 102%? Dagli o 100%, gli dai che ne so, 110, 120. 102. Perché quel 2% in più che lo fa tanca meglio, perdonami. Boh. Valli HP. Dai, comunque quelli Bandai. Io un applauso, glielo faccio comunque. L'unica autorità, ripeto, un evento che ti dura 3 turni, tipo. Non butti questo, tanto non c'ha manco il tempo di scaricarsi che è finito l'evento. Ma sono tutti eventi di merda che durano 3 turni, cioè, tu capisci che sto coso lo giochi proprio perché stai messo male. Difesa, 142, ragazzi, il re. Ecco, adesso già ha perso roba. Per fortuna che il key che si droppa non sta incidendo adesso perché abbiamo il domain, abbiamo i vari buff, no?
Per fortuna, perché se no stavamo già con le pezze al culo. Poi io dico, no, perché dovrei giocare sto Broly? Sto Broly se lo vuoi giocare solo metterlo a ruotare, perché primo slot c'è sta Broly Tech LR. Manco di scelgo lui, ma poi perché dovrei mettere lui nel team del Broly, no? Non ti hanno dato manco la scelta, dici, vabbè, lo metto perché... Solo perché non c'è PG. Bio Broly esce domani. 7 milioni! Col domain! Oh, 7 milioni e 6! Ti immagina sti danni? Lo fa un free to play qualsiasi appena ricevuto l'Ezza. Che però non è fatto per... Cioè, è normale, no? Sono danni normali. 35.000, cioè questo ha preso danno pure a quello di vantaggio, vabbè. Immagino per fargli fare sti danni domain. Broly in turno, che gli linka un minimo. E comunque vabbè, sotto 200%, vabbè. E c'è il Great Resist Attack nella special. Ma perlomeno dategli Resist Death. Perlomeno uno lo mette terza a ruotare, sai, si fa un post special. Great Resist Attack. 9 milioni con un buffer 50% forse ci può arrivare. Post special però, eh. Sì, ma comunque so danni non c'ha senso. Oh, però con Bio Broly stiamo al Gombist quarto turno. Sicuramente per Bio Broly, no? Quei 7 milioni che ha caricato. Boh, comunque fa ridere. Vincenzo tanca qualsiasi evento del gioco. Con guardie e 90% di DR non c'è un evento che non riesce a non tankare. Abbiamo provato contro tutti gli eventi che fanno più danno. Carica meglio dei Blue Boys a gel. Lì ti devo dare ragione. Vabbè, ma lì pure il sapo fa di più. Vediamoci l'ultimo turno. Ma cioè, già da questo turno stiamo a 50% di DR. Ok. Avessi avuto, che ne so, Great Resist Death post special, messo a ruotare 50% di DR, non ti dico che ti tanca i pugni, però un minimo riuscivo a tenerla, no? Pure col 50% di DR, vabbè, col 30% non ti dico proprio che fine fa. Se n'è andato il domain, se n'è andato anche... No, ma l'ho caduto Bio Broly. Io mi metto Bio Broly prima. Il tank! Oh, però possiamo dire che è la stessa, anzi, c'ha pure più difesa dei Bio Broly LR. Vai. Sì, io lo faccio per voi, lo faccio per lo show, ma tanto siamo morti, è poco garantita la morte. Tanto a livello di danni che sta sui 4 milioni, ma senza domain. Vi faccio vedere anche i link. Sì. Per questo linka meglio con Broly Super Saiyan 3. Non c'ha link con Broly, cioè sarebbe se stesso, capito? Ma oh, vedersi che la specie non la dire, eh. Poi ci manda nell'iperspazio. E no, ma che fa? Beh, zio, io più di questo non lo provo il personaggio, sincero. Cioè, questo è il massimo che vi do. A posto. È solo un buon tank turno 1. Poi dopo, meglio che non lo vedete. Sempre a Rutan.